Siamo qui a Bobo Summer Cup, io sto qui con la bellissima Giulia Arena che ha vinto Miss Italia 2013. Corretto. Corretto. Ciao Astrid. Ciao. Cosa pensi di questo sport? È nuova per te? Ma guarda, sì, per me è un'esperienza nuova. Io amo gli sport in generale, però questo è uno sport ad esempio che non ho mai fatto, quindi sono anche un po' curiosa, cerco un po' di capire come funziona. Sto un po' sugli spalti ad applaudire più che a giocare. Tu invece che sport pratichi? Io ho fatto canottaggio per tanti anni, però faccio tanti sport, sì, ma il football ancora mi manca. Sì. Torno al fatto che tu sei stata Miss Italia 2013. Cosa di opportunità ti ha dato questa posizione? Cosa ti ha tolto? Mi ha dato tantissimo perché è stato un anno che ne è valso 10 a livello di esperienza. Mi ha permesso di fare veramente tante, tante cose diverse, molte a sfondo benefico, alcune anche a sfondo sportivo, ad esempio, con il Golden Gala Piero Mennea, veramente con tante opportunità completamente diverse tra di loro. Quindi ho approcciato in modo sempre nuovo a possibilità, a opportunità, a mondi che assolutamente non conoscevo. E ancora oggi fai beneficenza essendo qui, facendo la tua presenza qui a Bobo Summer Cup. E cosa pensi del fatto che si può divertire allo stesso momento come... Beh, è la cosa migliore che si possa fare, ci divertiamo noi e sappiamo di poter fare del bene. Quindi è forse il miglior connubio che si possa trovare per eventi di questo tipo. Ed è bello vedere come c'è tanta gente che abbia accolto questa causa, perché stanno veramente vendendo molti biglietti e quindi c'è tanta gente che ha voglia di divertirsi e che ha voglia di fare del bene. Solo ieri abbiamo fatto 1000 biglietti. Ieri 1000 e oggi, da quello che vedo, ci sono gli spalti completamente pieni e sicuramente abbiamo superato i 2000 biglietti. Ed è ancora lunga, fra l'altro, abbiamo iniziato da poco, quindi ad maiora. Per una buona cosa. Vero, per una buona cosa. Tu una volta, avrò preparato la domanda, una volta tolto la sabbia, cosa fai? Però tu non ti sei sporcata oggi. No, non ho la sabbia perché non ho giocato, è vero. Beh, in realtà quest'estate inizia per me ufficialmente proprio qui a Cervia. Questi sono effettivamente i miei primi giorni di sole di mare, quindi insomma la Bobo Summer Cup è iniziata alla grande. Poi finalmente scendo a casa nella mia Sicilia e torno a fine agosto tra Roma e Milano perché ricomincio a condurre un programma in Rai. Quindi torno al lavoro. Dai, forse ho scoperto che facciamo lo stesso volo, perché anch'io vado a Sicilia quando finiamo qui. Mi vieni a trovare allora. Grazie, così mi sono fatta un extra invito. Grazie mille. Grazie a te Astrid. Ciao.